Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi dei prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Non sono tantissimi, però comunque volevo mostrarveli. Altra cosa, prima di iniziare con il video, se vi va, vi invito a iscrivervi al mio canale ed attivare la campanellina per non perdervi i prossimi miei video. Allora, iniziamo. Inizio con alcune cose che avevo in casa da un po' di tempo. Parto con questo spray di aloe verde che faceva parte di un set estivo. È uno spray vegano certificato Natru. Pau 12 mesi ha uno spray rinfrescante. La profumazione di questo spray mi faceva impazzire, veramente una roba buonissima. Buonissima, un pochino di talco, di pulito, fresco, molto buono, è uno spray sì, lì per lì rinfrescava, ma niente di che. Lo utilizzavo più che altro anche un pochino su vestiti per dare quella leggerissima profumazione che durava veramente poco, però magari ecco nelle giornate calde di giorno appunto, invece di mettere un profumo, un'acqua profumata, preferivo spruzzare un pochino di questo. Carino, ma niente di che. Poi ho terminato il bagno doccia esotico al cocco di B&B, questo qua che mi era stato omaggiato tanto tempo fa dall'azienda a Onsana, non mi ricordo, certificato Bios, un buon prodotto, lavava bene la pelle senza andarla a seccare, faceva una buona schiumetta, la profumazione di cocco buona, ma io non amo particolarmente la profumazione di cocco perché dopo un po' mi annoia. Comunque se vi piace la profumazione, questo è assolutamente consigliato. Io il cocco, ecco, preferisco mangiarlo, ma tutte le varie profumazioni non è che mi facciano impazzire, ecco. A livello però di gel doccia mi è piaciuto molto. Poi, terminata l'ennesima confezione di Intima più detergente intimo attivo pH 3,5, antibatterico naturale a base di timo. Questo qua noi in casa lo acquistiamo molto spesso perché è un flacone da 500 ml, non costa tanto e il prodotto è buono, non ci crea problemi. Poi ho terminato una mini taglia di bagno doccia pesca nettarina di Bottega Verde, non so neanche se questo prodotto sia ancora in vendita, io continuo con il mio smaltimento folle dei prodotti, cerco di non acquistare più niente, di smaltire quello che ho e se devo proprio comprare qualcosa deve essere qualcosa di cui ho veramente bisogno e possibilmente che sia vegano, naturale e anche zero waste, quindi continuo con questa mia scelta. In questi 3 mesi ho comprato sì o no due cosmetici in croce, quindi però appunto ho trovato nel disfare gli scatoloni del trasloco che ormai è avvenuto 2 anni fa, vari prodotti tra cui anche questo, buono, una buona profumazione di pesca, molto estivo, a livello di gel doccia è un buon gel doccia. Poi terminato anche questo mini detergente delicato Mani e Corpo Eco Bio Menta e Arancio di Green Natural certificato ISEA, abbiamo questa mini confezione da 100 ml ma poi abbiamo quella più grande, quella grandissima e quella enorme mi sembra. Fa poca schiuma, lava bene la pelle pur rimanendo delicato senza seccare, però devo dire che nelle parti intime creava proprio un effetto freschezza tipo chilli che era veramente fastidioso, quindi ho utilizzato questa boccettina per lavare i piedi prima di andare a letto, buono però appunto da usare in doccia non potendolo utilizzare nelle zone intime lo trovo un po' scomodo. Ho terminato poi questa ricarica di palmolive, questo qua è vegano con gli ingredienti al 95% di origine naturale, biodegradabile, una formula biodegradabile al 96% con il 75% di plastica in meno, 500 ml trovato in sconto, piaciuto moltissimo, buona profumazione, lava bene le mani, fa una buona schiuma e non le va a seccare, quindi lo dovessi ritrovare, lo avevo trovato in offerta, sicuramente è un prodotto che potrei riacquistare. Terminata poi
un prodotto per il viso, una lozione viso illuminante di Bioficina Toscana. Mi è piaciuto molto, ne bastava una goccetta per tutto il viso, quindi mi è durato tantissimo, ho superato di gran lunga il PAO di 12 mesi. Non è testato sugli animali, è vegano e certificato IAB, buono, andava a illuminare bene il viso e a dare un primo step di idratazione. Veramente un buon prodotto. Poi ho terminato quest'acqua micellare di Natura House della linea Pura Natura. Questo è un prodotto con un flacone in plastica riciclata, che poi mi sembra non è veramente plastica, ma è ricavata da cose naturali, scarti naturali. Comunque 99,6% di origine naturale. È un prodotto che mi è piaciuto, strucca bene sia il viso che gli occhi. L'unica cosa, quando avevo gli occhi un pochino più irritati, magari con l'allergia al tempo, mi andava un gocciolino a bruciare gli occhi. In generale però è un prodotto che mi è piaciuto molto e che consiglio, non andava poi a appiccicare la pelle, quindi un buon prodotto. Terminate poi queste salviette di Officina Nature della linea Biricco, sono salviette detergenti, anche queste omaggiate dall'azienda, certificate ICEA, mi sono piaciute molto, erano bene imbevute fino all'ultima, sono anche vegane tra l'altro e certificate Cosmos Natural. Comunque non... mi sono piaciute molto, imbevute fino alla fine, vi dicevo, la profumazione sa di quei fiori per il cimitero, come si chiamano, crisantemi mi sembra, che a me sinceramente non importava, non dava fastidio, solo che ho trovato particolare, ecco, la scelta della profumazione. Detto questo, mi sono piaciute. Se avete dei bambini ve le consiglio perché poi sono anche molto molto delicate. Ho terminato, ma per modo di dire, perché non è terminata fino in fondo, questa di Natura Siberica, è un sapone nero per il viso, andava con questa spugnetta, ma ho avuto dei problemi con questo prodotto, non riuscivo a prelevarlo con la spugnetta e quindi dovevo andare a scavarlo con le unghie, però poi il problema è che anche se inumidivo la faccia e le mani, non, questo sapone nero rimaneva raggruppato in un punto e non riuscivo a sparmarlo bene per il viso, quindi ho trovato l'applicazione molto scomoda e questo appunto non me lo faceva utilizzare molto spesso, anzi l'ho utilizzato veramente poche volte. Inoltre andava un po' a bruciare gli occhi, è vero, puliva bene la faccia, anche troppo, devo dire la verità, però appunto questa applicazione noiosissima, non andavo proprio a lavare bene il viso, quindi no, e assolutamente non lo consiglio a chi ha una pelle delicata. Poi ho terminato questo dentifricio, che però mi sono scordata la scatolina. Comunque, questo dentifricio qua per Blan, che ho acquistato da Natura, sì, era un dentifricio in polvere con xilitolo per denti bianco perla. Devo dire che effettivamente aveva un ottimo potere sbiancante, mi è durato tantissimo, molto più di un dentifricio normale in tubetto. Secondo me con una confezione del genere, può essere equiparata a 3 confezioni di dentifricio classico. Carina l'idea del dentifricio appunto in polvere, l'unico problema, io l'avevo acquistato per evitare la plastica, ma la scatolina interna è di plastica, quindi tutto inutile. Vabbè che poi la scatolina, tra l'altro anche carina, la utilizzerò per altro, quindi non la andrò a buttare, però ni. Ecco, questo aveva il profumo alla menta, lasciava comunque i denti puliti, l'alito fresco, un buon prodotto, però appunto peccato per questa confezione in plastica. Se secondo me, se si va a scegliere un dentifricio in polvere, in pastiglie, è appunto perché si vuole eliminare la plastica, ma se me lo fa in una scatolina in plastica è tutto inutile. Comunque, vabbè. Poi ho terminato questo detergente gel doccia concentrato al profumo di melissa di Alverde, era della linea Proclimate, una linea che oltre a essere naturale, certificata Natura e vegan, è ancora più attenta al pianeta, sia per quanto riguarda i packaging, sia per quanto riguarda le emissioni di CO2, appunto proprio la produzione del prodotto. Devo essere sincera, non mi ha fatto impazzire,
faceva una bella schiuma soffice, pannosa, lavava bene il corpo, non andava a seccare la pelle, però non aveva profumazione. E nelle giornate molto calde, dove si andava a sudare tanto, soprattutto dopo il mare, qua da me abbiamo una scogliera molto selvaggia, quindi non abbiamo le docce o il bar, si va lì, ci si arrampica sugli scogli e poi anche per tornare via bisogna fare delle belle arrampicate, quindi si suda parecchio. E ecco, tornata da queste giornate, avrei preferito avere qualcosa con una profumazione anche leggera, perché avevo paura che un prodotto del genere non andasse a togliere bene i cattivi odori. Poi in realtà lavava molto bene e anche cattivi odori li andava a togliere, era più una questione mentale, però ecco, avrei preferito avesse una profumazione anche leggera. Detto questo, non sono prodotti così economici questi di questa linea, ho anche lo shampoo che ancora devo provarlo, e quindi non credo di andarlo a riacquistare, ecco. Poi ho terminato alcuni campioncini che erano gli ultimi campioncini di gel doccia che avevo, adesso non li ho più, non ne ho più, meno male. Allora, ho terminato questo cleansing oil, quindi un olio lavante della Comfort Zone, ne ho utilizzati due campioncini, ma ne avevo utilizzati anche già altri, che mi sono piaciuti molto perché oltre ad andare a lavare benissimo la pelle e ad avere una profumazione buonissima da spa, molto rilassante, erano anche molto idratanti, proprio come appunto mettere un olio sulla pelle, senza però ungere, ma nutrivano a fondo la pelle e dopo aver utilizzato questi prodotti non avevo bisogno di applicare la crema. Ottimi soprattutto per lavare zone con pelle un po' più secca, come ad esempio piedi oppure gomiti. Veramente ottimo, i prodotti Comfort Zone per me hanno una marcia in più, si vede che sono dei prodotti pensati per le spa, quindi ad un uso professionale e sono veramente fantastici. Poi ho terminato, anche ho un terzo campioncino sempre di quell'olio lavante. Poi ho terminato della Mand, il bagno doccia fiori di ciliegio emoliente, buono. Un buon prodotto, però, come vi dicevo, nello scorso video, questi bagno doccia Lamand hanno, secondo me, delle profumazioni che ormai sono un po' sorpassate, un po' vecchiotte. Li vedo più come profumazioni da signora, un po' quei profumi anni 80, quelle profumazioni anni 80, anni 90, che adesso non usano più, però come bagno doccia buoni. E poi ho utilizzato questo di Naturs, legni, doccia shampoo, legni di guaiaco e vetiver. Buonissima profumazione, calda, avvolgente, forse un pochino maschile, ma comunque ottima. Un buonissimo gel doccia. Se vi piacciono questo tipo di profumazioni, questo è consigliato. Ok, quindi i prodotti terminati erano questi. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi o se avete qualche prodotto da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!